Mara Venie zittisce Teo Mammucari a tussi cue vales. Tussi cue vales, Mara Venie lancia una frecciatina a Teo Mammucari. Chi non muore si rivede, questo è il detto popolare. Nel caso di tussi cue vales, chi bacia bene si rivede ben volentieri. Nel corso della prima puntata andata in onda la scorsa settimana un concorrente è entrato e, con dietro lo schermo la frase "Il mio talento è baciare" all'improvviso, ha invitato Mara Venie a sedersi al centro dello studio. Qui, dopo un discorso ampolloso e suadente, ha posato le labbra su quelle di Mara Venie dando vita a un bacio breve, ma intenso. Solo quando il bacio si è fatto un po' più passionale la giurata ha fermato tutto. Ovviamente non ha capito qual era il suo talento, ma ha molto apprezzato il gesto dicendo che il ragazzo ci sapeva fare e come. Questa sera dopo lo scherzo fatto a Rudy Zerbi e dopo quello fatto a Gerry Scotti e Teo Mammucari, con la complicità di Maria De Filippi, è arrivato il momento di Mara Venie. Condotta bendata all'interno di una stanza buia, la giudice popolare ha nuovamente baciato il concorrente anche se all'inizio ha manifestato delle rimostranze. Alla fine l'ha riconosciuto facendo ridere il pubblico con una battuta. Questa volta il ragazzo ci ha messo un po' di più nel bacio e Mara Venie l'ha sentito. Al rientro in studio Teo Mammucari ha invitato la giudice a ribaciarlo, appoggiando la mozione di Rudy Zerbi, scherzando sui baci cinematografici e sui tipi di film fatti proprio da lei. Ed è qui che Mara Venie l'ha zittito. Non vedo cosa c'entri questo, comunque ne ho fatti sicuramente più di te, Teo Mammucari zittito da Mara Venie, è successo a tussi cue vales. Nel corso di quest'importante puntata di tussi cue vales, è la prima volta che Maria De Filippi e co. sfidano Carlo Conti con il suo tale e quale show. Dopo lo scherzo a Gerry Scotti e Teo Mammucari, Mara Venie è stata portata in una stanza al buio rigorosamente bendata. Qui, tramite la telecamera a infrarossi, si è potuto assistere al ritorno del concorrente della scorsa settimana, pronto a baciarla nuovamente. Dopo un discorso sul fatto che il buio può in qualche modo acuire tutti gli altri sensi il ragazzo l'ha baciata. Come ha reagito Mara Venie? Baciandolo e facendo divertire il pubblico. Peccato che al rientro in studio abbia zittito Teo Mammucari che aveva soltanto fatto una battuta sui baci cinematografici. Si sa che tra i due non corre buon sangue, la scorsa edizione era stata caratterizzata dalle loro continue frecciate ironiche, e non, e si credeva che con la nuova edizione le cose si sarebbero placate. Invece no, Mara Venie gli ha lanciato una frecciatina che l'ha zittito all'istante.